È una storia di vita molto poco nota, ma che noi abbiamo l'onore oggi di ospitare, quella che riguarda un ragazzino pestifero, pieno di vita, che voleva giocare a tutti i costi, che era bravissimo a scuola, che si chiamava Rolando Rivi. Noi oggi abbiamo qui il piacere di ospitare due cugini, che sono Sergio e Alfonso. Buongiorno e benvenuti. Buongiorno. Sergio, comincio da lei. Stiamo parlando degli anni della guerra. Siamo nel cosiddetto triangolo della morte, siamo in Emilia. Siamo in anni durissimi di persecuzione dei cristiani, dei cattolici in quel caso, perché i preti si dovevano cancellare dalla faccia della terra. Immaginiamo cosa possa succedere a un ragazzino che fa il seminarista ed è fiero di essere di Gesù, perché questo racconta. Com'era Rolando, Sergio? Era un ragazzo come tutti i ragazzi della sua età, molto vivace, non si teneva, però quando era in chiesa era una statua. Fuori era quel che era nella sua vivacità. Lui era così. Alfonso, ma quando voi vedevate che Rolando si scatenava nei giochi, era bravissimo, andava pazzo per la bicicletta, stava sempre lì a correre a fare, e poi in chiesa diventava un altro, che Dicevamo, cosa dicevate tra di voi? non sapevamo comprenderlo, nel senso che fuori era vivace, andava in chiesa, diventava di Gesù, diciamo, non riuscivamo a capirlo perché eravamo anche piccoli, però lui ci spiegava che quando si entrava in chiesa si doveva essere un altro. Per cui dice, quando si va a pregare bisogna stare tranquilli, bisogna adorare il nostro Signore e avere, diciamo, quella prontezza verso Dio che dobbiamo, e quando si è invece nei giochi, ecco allora uno si diverte dalla sua vita, chiama i suoi ragazzi, i suoi amici, e quindi è questo, ecco. Era tutto un sistema che dopo Sapeva quando diversi. fermarsi perché davanti a Esatto. Dio diventava un'altra persona, si trasformava. Sergio, erano anni durissimi. Voi venivate da una famiglia molto cattolica. Una famiglia, dire molto cattolica non so se sia corretto, perché insomma una famiglia deve essere cattolica, quindi credere che la fede dovesse essere qualcosa di vivo, che va manifestata, che va vissuta davvero ogni giorno. E quindi Rolando aveva una marcia in più rispetto a voi, Sì, diciamoci. Era pure bravo a scuola. Gli piaceva studiare, aveva un'intelligenza brillante. dunque, in questa faccenda bisogna precisare una cosa, che quei tempi là erano tempi che intanto bisognava parlare poco, se ti capitava di vedere qualcosa di storto, di startene zitto perché tedeschi di qua, i partigiani di là. E allora questo dato di fatto che c'era allora è poi proseguito dopo. C'era questa omertà Certo. verso. Anche in famiglia si aveva paura, vero? Anche in famiglia si aveva una paura tremenda, perché mi raccontava mio padre, si era arrivati al punto, gente che era sempre vissuta normalmente, che si parlava, ma si aveva sempre un dubbio, ma sarà meglio starsene zitti. Certi argomenti non c'entravano. Hai capito? Il È stato bravissimo perché clima. Alfonso, tempi veramente duri, che Sì. bisognava avere paura anche di farsi un segno di croce per la strada, Sì. bisognava parlare di Dio e di Gesù il meno Meno possibile, possibile. perché altrimenti quello era Era un qualcuno da segnato. eliminare, da togliere da mezzo. Era un segnato. E cosa succede quando invece Rolando dice a mamma e papà mi voglio far prete? Che cosa? Voi ve l'aspettavate? Era nell'aria? O è un fulmine a ciel Sì, sereno? fu un fulmine a ciel sereno, dire la verità. Però vedevano il ragazzo che già da piccolo, dalla comunione, quando l'aveva fatto, era già verso, lo vedevano che aveva una marcia verso il nostro Signore. Perché anche quando alla sera si radunavano, ci radunavamo con la nonna, che era quella la capostipite della famiglia, arriva il rosario, era già un altro differente da noi a recitarlo, anche differente dai suoi fratelli, che aveva due fratelli Rolando, quindi, però lui era già portato verso questa,
questo valore della religione, della cattolicità, della fede. Ecco. Lui ci credeva veramente. Credeva al punto tale, Sergio, che quando poi gli fu detto: guarda che è rischioso, stai attento, non è il lui ha detto: non mi interessa, io voglio essere come il prete Don Olinto, che era il suo mito. Noi abbiamo i miti, gli attori, le cose. E invece Rolando c'aveva come mito questo sacerdote bravissimo, che riusciva a scuotere le coscienze e a tenere viva la fede in un momento invece in cui la fede doveva essere nascosta. E quindi papà e mamma gli danno la sua benedizione, anche la nonna alla fine, che era la nonna gliene ha dette di cotte e di crude, ha detto: oh, stai attento, sei sicuro? L'hanno messo alla prova. E invece lui che risponde? C'era la nonna, solo per darle, diceva: quel ragazzino o che diventa un santo o che diventa un delinquente. Non c'era alternativa, è vero, non c'era una via di mezzo. Che meraviglia. Perché era così, era spontaneo. Entra in seminario, la veste lunga, entra in come seminario, si portava un tempo. Come si usava allora. Esatto. Si metteva subito l'abito talare e incomincia il suo percorso. Nel 44, era verso luglio, arrivano i tedeschi dove c'era il seminario, requisiscono il seminario e mandano a casa tutti i seminaristi. E lui è venuto a casa. Papà e mamma gli dicono: togliti l'abito. E invece lui, pur non essendo più seminarista, che cosa risponde? Io l'abito lo tengo perché non faccio del male a nessuno e poi io sono di Gesù, quindi... Io sono di Gesù. Arriva il 10 aprile del 1945, Alfonso, e Rolando non si trova, Rolando scompare. Voi eravate ancora molto piccolini, sì. Che cosa ricordate di quella giornata? Di quella giornata io personalmente mi ricordo che lui era abituato ad andare a studiare, come dico prima, gli piaceva lo studio, andava alla messa, andava tutto lì, però quel giorno lì era andato un po' lontano da noi, che c'è un monte alto, 400 metri via, e lui gli piaceva andare in campagna, ma la solitudine, diciamo. Ecco. Quel giorno lì, a mezzogiorno, non lo videro venire a casa, hanno detto: beh, sarà... lo chiamarono, però non si trovava. Però il papà allora dice: beh, adesso vado, lo so io dove lui va. Lui è andato. Dove andava? Sul monte, su quel monte. A pregare. Sì, a pregare, è un bosco. E ha trovato i libri, erano là, e nel contempo ha trovato un biglietto e qui diceva: viene con noi, non preoccupatevi. Questo. Però da quel momento lì ha cominciato a cercare dove è andato, presso gli amici e attorno, perché non pensavo che fosse andato, al massimo arrivavano nel comune di Castellarano per vedere, però non lo trovo. Sergio, voi avete capito subito che è qualcosa di terribile. Stiamo vedendo il luogo dove oggi c'è un altare, proprio lì dove poi sarebbe stato trovato qualche giorno dopo. Voi avete capito a casa la nonna, il papà, gli zii, insomma, avevate capito che era successo qualcosa di terribile? Sì, sì, sì. Perché avevamo capito, perché sul biglietto poi era firmato i partigiani. E allora qua bisogna andare a fare le ricerche dove avevano le loro basi. Certo. Vanno di qua, vanno di là, vanno su il comune di Baiso, non si trova. Chiedendo: l'avete visto per caso? E sono arrivati su verso la zona di Montefiorino, che è la zona più nota. E là, fino là, nessuno ci ha saputo dire niente. Fintanto che chiedendo a uno, me lo diceva sempre Don Alberto Camelini, abbiamo incontrato un ragazzo con un cavallo bianco, diceva, ci abbiamo chiesto così, sai qualcosa? Dice: sì che lo so. E dov'è? Dice: l'abbiamo ucciso noi ieri sera. Così. Come se fosse abbiamo preso il pollo da mettere nella minestra per poter mangiare oggi. Alfonso, Rolando subisce delle torture. Rolando, al quale queste persone non riescono, io ci tengo molto a dirlo, non riescono a far togliere le vesti. No. Attenzione, ma gliele tolgono loro. No.
prendono questo abito di cui lui andava fiero, lo appallottolano, sì, e ci giocano come se fosse un pallone, esatto, ci tirano i calci, ci, esatto, tirano i calci, perché questo poi è la violenza, questo è il martirio, questa è la follia dell'uomo. Non ti basta umiliarlo, torturarlo, ammazzarlo, devi anche disprezzarne fino a giocare con quelle vesti. Alla fine questo corpicino viene trovato, sì, pieno di percosse, pieno di violenza. Era stato a stento coperto con un po' di foglie, è vero? Non avevano dato neanche, no, sepoltura. No, gli avevano fatto scavare la fossa, diciamo la fossa, poi l'avevano messo lì, hanno dato due colpi di rivoltella, e l'hanno sepolto lì, dove fu trovato il giorno dopo dal papà e da Don Camellino. La figura del papà è una figura importantissima, non abbiamo tanto tempo, a me dispiace soltanto che io starei le ore a sentire voi, le storie delle poverelle, e sono degli spazi che non dovrebbero mai avere fine. Papà ha lottato tutta la vita perché fosse fatta giustizia e restituita la verità alla morte di questo ragazzo. Vi dico solo quello che scrisse Don Olinto, il suo sacerdote, quello per cui lui espresse il desiderio di entrare in seminario. È stato un atto di azione barbarica scatenato dall'odio satanico di cui sono animati i materialisti, che sotto la finta di partigiani svolgono una vera attività di brigantaggio e persecuzione religiosa. Ne sono state dette tante, ma in realtà lui era un prete in meno da avere per strada, da avere in mezzo alla gente. È vero, Sergio? Quando, facendo un passo indietro appena, quando lo condussero sulla fossa, chiese ai suoi carcerieri se poteva dire una preghiera per il papà, per la mamma. Ci hanno concesso di dire la preghiera, mentre pregava ci hanno sparato. Rolando Rivi, per volontà, o meglio per riconoscimento di Papa Francesco il 28 marzo di quest'anno, verrà proclamato beato il 5 ottobre. C'è una sorella, una zia di Rolando, ha 93 anni, si chiama Suor Marta, e ha detto che non mollerà fino a quando non lo vedrà sull'altare. Grazie Sergio e grazie Alfonso. Se volete sapere di più su Rolando Rivi, ci sono dei libri bellissimi. Emilio Bonicelli è stato uno degli uomini che hanno più voluto, più lottato perché la storia di Rolando fosse conosciuta, e c'è anche un miracolo del quale poi parleremo prima o poi. Grazie a tutti voi, grazie di essere stati con noi, con negli occhi, lo guardate l'immagine di questo piccolo grande cristiano